cerchiamo prima di tutto di copiare, no? Nel senso il barocco leccese, i capitelli, i rosoni, è tutto quello che ci ispira, no? Una chiesa, vedi un pezzo di rosone, un pezzo d'angolo di una chiesa, uno squadro, e allora quindi cerchiamo di modellarlo con il legno, quindi cerchiamo, cioè la luce no? È il soggetto principale della nostra attività. Noi cerchiamo di con le nostre luminarie di rivestire, di ricreare la festa, però appiccicata al muro, sui palazzi storici delle varie città. Anni di esperienza, 3 generazioni in giro per il mondo praticamente. Abbiamo prima parlato della Spagna, della Corea, del Giappone, della Francia anche. In giro per il mondo questa azienda. La Turchia, che abbiamo fatto anche un grosso centro commerciale in Turchia, e poi siamo la prima e unica azienda al mondo che ha lavorato in Corea del Nord, a Pyongyang, dove abbiamo fatto una festa, abbiamo rivestito anche lì una biblioteca comunale, praticamente con tutte le nostre luminarie per il dittatore, diciamo, loro lo chiamano imperatore, però è un dittatore, Kim Il-sung, no? In ricorrenza della sua festa. Nuove nazioni quest'anno è stata l'Olanda, con il Glow Light Festival 2010, dove spero che ci riproponiamo quest'anno. Invece nel Salento i vostri clienti sono i comuni di Copertino, di Scorrano, adesso sarete a Tuglia e Paradiso. Sì, quest'anno iniziamo nel Salento con Tuglia il 26 marzo, poi proseguiamo con Diso il 1 maggio e poi ci sarà l'evento degli eventi, che è Scorrano, insomma, il 5, 6 e 7 luglio, 9 e 10 luglio, quest'anno sono 5 giorni a Scorrano, faccio un po' di pubblicità al comitato, dai, e dove lì presenteremo delle cose, ve lo dico già da adesso, fuori da ogni logica di luminaria, insomma, lì ci saranno altre novità molto ma molto interessanti. Vabbè, poi si prosegue con Martignano, Lecce e tutte le altre varie città, insomma, del Basso Salento, anche se non disdegniamo di spostarci anche a Bari, insomma, in provincia di Bari. Racconti qualcosa di questa famiglia? Per i racconti di papà, Cesario, diciamo che è ancora un'anima importante di questa azienda, malgrado i suoi 70 anni è sempre il primo ad arrivare in azienda, e guai se non lo fosse, insomma, ecco. E niente, cioè lì mi raccontava il nonno, perché io il nonno me lo ricordo abbastanza bene, insomma, addirittura loro usavano, non c'era energia elettrica, ma usavano il carburio. Quindi venivano accese tutti questi recipienti con il fiammifero e si facevano ste luminarie. Tanto è che poi il nonno fu il primo a portare l'energia elettrica con il generatore elettrico. Mi ricordo, se non sbaglio, era a Collemeto, una frazione di Galatina. Lì portò un generatore che faceva un rumore di quelli che assordanti, però fu la prima festa con l'energia elettrica. Poi da lì, diciamo, è partita tutta una serie di sviluppi fino ad arrivare a oggigiorno con il LED. Però, diciamo, sono racconti che mi faceva il nonno abbastanza interessanti, perché poi non c'era tutta sti mezzi, si andava con il traino e i cavalli a portare il materiale, quindi era tutto, si dormiva, non lo so, a Copertino si faceva la festa, non è che si rientrava ogni sera, si dormiva sotto la cassa armonica, cioè è tutto un altro, era tutto un altro mondo, forse meglio, peggio, io credo meglio, adesso siamo peggiorati, insomma, ecco, quindi.
adesso diciamo le facciamo così con al computer, però papà diciamo lui usa molto la matita, la riga e il compasso, lui crea così, insomma, ecco. Anche mio fratello diciamo è portato a fare queste cose con la matita, perché col computer non sono. Però adesso diciamo, vedi, questa è una piazza di Spongano e questo è un allestimento che andremo a fare quest'anno, quindi il computer ci facilita molto far vedere alla gente, no? Perché se tu mostri una fotografia fai una cosa già fatta da un'altra parte, quindi non è una novità. E niente, col computer, con AutoCAD noi riusciamo a far capire cosa viene, addirittura se ci mandano le foto della piazza gliela facciamo proprio così come viene, addirittura abbiamo difficoltà a distinguere il fotomontaggio con la foto vera, perché li facciamo talmente bene che sono quasi uguali, insomma. Niente, poi da qui diciamo questa è la parte del montaggio, però c'è anche la parte di creazione del disegno. Si parte da qui per andare in falegnameria, dove mio fratello è molto più esperto. Questo disegno è una fotocopia ingrandita per capire praticamente la parte tecnica della posizione delle portalampade, per vedere i spazi e per creare magari la distanza giusta tra una lampadina e l'altra, perché si trova magari nei disegni, nei cartocci, molta difficoltà ad abbinare le lampade per non sovrapporle. E poi si parte praticamente a punteggiare tutti i perimetri su un multistrato, che è la cosa più semplice, e poi capire praticamente i ritagli, se farli da abete, da IOS, oppure riportarlo tutto su multistrato. Poi si passa su un campione, che magari come vedete ce ne sono tanti appesi. Poi dal campione praticamente fare tanti disegni su dei pezzi di legno e rintagliarli tutti uno ad uno, che ci vuole molto tempo e molta praticità a rintagliare tutti i disegni e tutti i cartocci e tutti i fiori che ci stanno intorno a un disegno. Dal legno? Dal legno poi si passa sulla fase di contornare tutti gli angoli, no? Per non lasciare tutto, poi pittura, e poi dalla pittura si passa a posizionare tutte le portalampade e poi c'è l'esecuzione dell'impianto e riprovare tutti i colori. Dal 2006 invece presentate le lampade a LED. Dal 2006 abbiamo fatto la prima diciamo, presentazione del LED in collaborazione con una nota azienda italiana, la Osram. E lì abbiamo provato per la prima volta il LED. Da lì poi è partito tutta una serie di prove e riprove generali, tanto che mi hanno fatto decidere di comprare i componenti del LED in Cina e assemblarlo in Italia. Quindi anche la lampada ce la costruiamo da soli e non ti nascondo che nel 2006 erano tutti molto diffidenti, però adesso se andate a vedere le foto di Valencia, dove abbiamo una struttura che fino a l'anno scorso consumava 1300 kW, quest'anno ne siamo usciti fuori con 150 e ci sono molte luminarie in più rispetto all'anno scorso. L'intensità della luce è ottima, quindi secondo me andiamo sul LED. Anche già nel Salento lo potrete notare a Diso, dove facciamo una struttura che dovrebbe consumare intorno alle 700-800 kW, però con 85 kW ne usciamo fuori, insomma. Siete arrivati anche nelle case, avete avuto una partecipazione al Salone del Mobile. Sì, lì è stato grazie alla Minotti Italia che ci chiamò per fare un allestimento. Quando mi chiamò io non ci credevo neanche, dico voi siete pazzi, volete degli archi per fare uno stand. Allora non c'era ancora il LED, quindi abbiamo usato delle lampade a incandescenza e in 11 metri per 11 avevamo 11 archi che si montano fuori, quindi
cioè in 11 metri c'erano 11 archi, un metro uno dall'altro, cioè era una cosa spettacolare, però faceva un caldo lì sotto, però è stato un successo perché poi da lì è partito che con i pezzi piccoli abbiamo creato dei lampadari, degli applique, delle cose che ci chiedono adesso in modo normale, cioè nel senso che non è che sia una grossa novità, però ce li chiedono e quindi addirittura nelle case di gente svizzera, francese, in Marocco, a Milano, vai e vedi dei lampadari nostri in legno con le sue portalampade di plastica e la sua lampadina a LED naturalmente. Ottobre 2010 avete anche aperto una sezione tutta dedicata a Natale in questo bellissimo showroom. Sì, abbiamo provveduto ad organizzarci in questo senso, era già un paio d'anni che volevo farlo, però poi per mancanza di tempo, lavoro, non erano pronti i capannoni, non era stato fatto. Quest'anno siamo riusciti a farlo nel mese di ottobre per mettere a disposizione non solo dei grossi centri commerciali, ma anche del singolo privato che vuole allestirsi la casa. Mettiamo a disposizione la nostra esperienza nei grossi centri commerciali, la trasferiamo nelle piccole case, quindi sullo stile americano, no? Lei sa che in America loro adorano addobbarsi le case in modo strepitoso, a ritmo di musica, ed è molto bello, addirittura fanno anche dei concorsi. Certo, non pretendo di essere di dire alla gente fate come gli americani, però è un buon inizio e quest'anno è stato un bell'anno, insomma, molta gente privata è venuta qui ad acquistare, insomma, quindi. Questo ad esempio, quello che abbiamo alle spalle, è un progetto che stiamo realizzando per un famoso ristorante che si trova a Parigi e praticamente coprirà tutta la parte superiore del tetto, quindi non utilizzeranno più i lampadari, le plafoniere, useranno solo le luminarie, le nostre luminarie fatte in legno con circa 12.000 LED. E praticamente dopo l'esperienza avuta a Ginevra, dove abbiamo allestito una pizzeria, però allestita in modo molto più allegro, con colori, e stiamo facendo questo ristorante tutto bianco caldo rigorosamente, insomma, perché poi Parigi è Parigi, insomma.